Viva la pappa pappa, pomo 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 pomodoro. Viva la pappa pappa, capo poco poco po lavoro. Marchino, lo sai che si fa oggi? Fammi indovinare, la pappa al pomodoro? Ma che pappa al pomodoro? Si fa il pesto alla genovese? Sì, il pesto alla genovese, siamo a Firenze. Allora fai chi ti pare, va? Alla fine mi ha convinto a fare la pappa al pomodoro. Sì. E grazie a Rita Pavone nel 65 cantò questa canzone che rese celebre tutto il mondo, sì, diciamo in tutto il mondo. Mondo, vai, la nostra ricetta toscana. Oh, guarda, era già conosciuta nel 1900, più precisamente nel 1912. Fu citata nel giornalino di Gian Burrasca, scritto dal poeta italiano Luigi Bertelli, detto Pampa. Non si è detto che è un piatto toscano. È un piatto. Anzi, anche non si è detto che è il toscano. Non si è detto che è un piatto povero. Avanti. No, si va avanti, che rifalla. Oh. E dalle due sono più a Firenze, no? Un po' le cena. Secondo me le è ancora più vecchio. Guarda che la pappa al pomodoro è una ricetta antica contadina, di tradizione contadina. Ma secondo me viene addirittura dalla scoperta dell'America. Perché dopo la scoperta dell'America. I pomodori! Bravo, portano i pomodori in Europa e da lì. Andiamo avanti, vai, invece di andare indietro. Perché? Andiamo in cucina a vedere questo. Una volta sapere una cosa o me la fa dire? E buonasera a tutti, o buongiorno, dipende quando vedrete questo video. Oggi andremo a presentare l'ennesima ricetta toscana. Poverissima, semplicissima, gustosissima e anche facile da fare. Oh, Fra, ciao, come stai? Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Ma tu sei rimasto a Firenze? Sì. La chitarra? Non la lascia là. Bravo, nella mia, grazie. Ce lo vedrai. Vabbè, lasciamo perdere. Vogliamo andare a presentare i nostri protagonisti di oggi? Andiamo a vedere chi vede. Vai, andiamo. Ingredienti per 4 persone. 200 g di pane vecchio toscano. Basilico, 500 g di pomodori, 5-6 spicchi di aglio, per un litro di brodo carota, sedano e cipolla, olio, sale e pepe, peperoncino e parmigiano. Presentati gli ingredienti, spendiamo due parole sul pane. Il pane deve essere toscano ovviamente, non salato, e raffermo. Tipo sì, chi è? Ma come chi è? Era per far sentire la mollare duro il pane. Questo è il marmo, cioè ce l'ho flessibile per tagliarlo. Se no, si potrebbe usare un pane di un paio di giorni, che non è proprio duro duro, e metterlo nel forno, farlo diventare croccante, e poi sbriciolarlo, e via. Prima di tutto mettiamo l'acqua sul fuoco e prepariamo il classico brodo vegetale. Allora, se non avete il flessibile, l'unico modo per ammorbidire il pane è metterlo nell'acqua. Lo tiriamo qualche minuto. Non pensavo, ma sono riuscito ad ammorbidire il pane. Ora lo spezzettiamo. Se vogliamo possiamo anche decidere di insaporire il pane con aglio spelato e schiacciato e olio. Adesso togliamo l'aglio e andiamo a insaporire il pane. Adesso sbollentiamo i pomodori, speliamoli e mettiamoli sul fuoco. Oh, ma è andata anche la passata. Quindi ragazzi, dipende dal vostro tempo. Se avete i pomodori, fate usare i pomodori. Se no... Giusto. Giusto. Adesso possiamo mettere il pomodoro sul fuoco insieme a olio, sale, pepe, aglio tritato e
Basilico? Ma non c'è basilico. Ehi, direttamente dal vivaio. Ok, ora si fa bollire, si copre e poi si aggiunge il pane. Passata una mezz'oretta si continua a schiacciare i pomodori e si aggiunge il pane. Anche il pane va schiacciato un pochino. E se c'è bisogno si aggiunge ancora un po' di brodo. Possiamo aggiungere del parmigiano e del piccante. Ora ci vuole il tocco. E voilà! La pappa pomodoro di Mark e Frank. Ragazzi, il nostro video è finito. Voi iscrivetevi al canale e noi ci si attracca il tram. Anzi, alla tramvia. Ciao ragazzi. Ciao.